immersa nel lussureggiante verde di un'ampia valle e protesa sul maestoso lago di Como, Menaggio, cittadina dai variopinti colori, è uno dei borghi lombardi più affascinanti da visitare. Menaggio si trova sulla sponda occidentale del lago di Como, proprio a metà del lago di Como. Per la sua posizione baricentrica rispetto al lago di Como e anche l'importanza della nostra cittadina è dovuta proprio a questa sua posizione geografica che ne ha fatto un po' il centro del centro lago. Diciamo che è baricentrica rispetto anche alla vicinanza della Svizzera, della Valtellina e di Milano, per cui si può raggiungere purtroppo non ancora facilmente con la strada, perché è una strada ancora che presenta qualche difficoltà, però diciamo che è raggiungibile in un'ora da Milano, in mezz'ora da Lugano ed è servita anche dalle ferrovie attraverso la ferrovia che è dalla parte opposta sull'altra sponda del lago di Como. Si può arrivare anche da Lugano attraverso, poi c'è l'aeroporto anche di Agno, per cui diciamo che è una località raggiungibile pur con le difficoltà della strada abbastanza facilmente. La bellezza particolare della nostra cittadina è proprio dovuta a questo suo meraviglioso lungolago, che è un po' il nostro fiore all'occhiello, che noi cerchiamo di tenere curato nel massimo modo possibile e consente ai turisti di avere uno spazio dove godersi la bellezza del centro lago, perché Menaggio proprio per questa sua posizione, come dicevo prima, incastonata anche tra due montagne a destra e a sinistra, ha una posizione quasi scenica naturale che la rende unica sul lago di Como. Abitato sin dall'epoca preistorica e divenuto borgo fortificato nel Medioevo, Menaggio conserva ancora oggi, a monte dell'abitato, parte delle antiche mura che un tempo cingevano il castello. Menaggio è una località del lago di Como che ha avuto una storia millenaria. Praticamente i resti che abbiamo di Menaggio sono resti che risalgono all'epoca, possiamo dire, romana, forse anche prima della dominazione romana, fino ad arrivare ai nostri giorni. La particolarità di Menaggio è che, essendo un crocevia, ha costretto il territorio a essere riabitato in continuazione in tutto questo periodo. Quello di cui siamo in possesso ci possono dare delle indicazioni particolari del territorio. È qui, nella piazzetta di via Castellino da Castello, che nel 1613 venne consacrata la chiesa di San Carlo. Dalla facciata realizzata con pietre a faccia vista, ciottoli e mattoni, l'edificio sacro venne fatto costruire da Cinzio Calvo sui ruderi dell'antico castello affinché servisse da sepolcro per lui e la moglie Caterina Camozzi. Al suo interno, ben custodite, vi sono opere d'arte dal grande pregio. Cittadina dalle splendide terrazze naturali, da cui è possibile ammirare paesaggi dalle bellezze mozzafiato, Menaggio custodisce perfettamente conservate, nell'area adiacente alla piccola e graziosa chiesetta degli Alpini, le antiche trincee della storica linea Cadorna.
molto interessanti per le loro testimonianze storiche ampiamente riflesse nei loro antichi edifici sono anche le frazioni di Menaggio. Degna di nota è la frazione di Nobiallo, con il suo particolarissimo campanile pendente, e la frazione di Loveno, con la sua monumentale magnolia, accoglie in un ideale abbraccio il visitatore. A Loveno, in un intrecciarsi di pittoreschi vicoli, si incontra l'antica casa del grande fisico Alessandro Volta. E si rimane sorpresi alla vista delle maestose ville. Particolarmente importanti sono la Villa Vigoni e la Villa Garovaglio, entrambe di proprietà della Repubblica Federale Tedesca e sede dell'Associazione Italo-Tedesca Villa Vigoni, fondata nel 1986 con lo scopo di sostenere le relazioni culturali e politiche tra i due paesi. Poco lontano sorge la chiesa di San Lorenzo, chiesa parrocchiale di Loveno. Eretta nel 1641, custodisce al suo interno, riccamente decorato da marmi, stucchi e affreschi, una suggestiva pala raffigurante la Madonna dei Sette Dolori. Di pregevole fattura e degni di nota sono anche il maestoso organo Serassi, recentemente restaurato, e gli altari policromi finemente decorati da racemi e uccelli con la tecnica della scagliola. Perla di Menaggio, lo splendido lungolago accoglie durante tutto l'anno centinaia di turisti che scelgono questa splendida riva per rilassanti passeggiate e divertenti soggiorni. Borgo dai pittoreschi scorci, Menaggio è anche terra di antiche botteghe in cui poter ammirare l'arte dei più antichi mestieri. Borgo dalla spiccata vocazione turistica e già dall'Ottocento scoperto da viaggiatori e villeggianti, Menaggio è anche culla della buona cucina. Vi presento dei piatti che sono un classico del Lago di Como. Abbiamo una frittura di agone con un richiamo alla frutta di stagione, quindi con una salsa di pesca, dei germogli di barbabietola, del finocchietto. Poi passiamo a quello che potrebbe essere il piatto più interessante e non tanto tradizionale, la tartare di Lavarello. Poi abbiamo il classico risotto al persico, un carpione che è un classico del Lago di Como. Saltiamo al missoltino, una frittura mista di lago, trota, agone e Lavarello. Con il missoltino si possono fare anche due spaghettini. Quindi spaghetti semplici aglio olio con dei pezzettini di missoltino che comunque ha la particolarità di essere molto appetitoso. I salumi abbiamo, perché qui essendo c'è il lago ma ci sono subito le montagne e quindi abbiamo anche una zona dove si producono degli insaccati di asino, di capra, di maiale, abbastanza particolari come salumi. Sono tipici di questa zona. Io credo che un turista che venga a Menaggio, oltre le bellezze, diciamo, del posto in sé, ha le bellezze che sono
ciò che circonda Menaggio, perché il lago di Como ha una particolarità, che è una località bellissima dal punto di vista, diciamo, della possibilità di andare a fare tour, così, sport acquatici e quant'altro, ma una peculiarità che forse è poco sfruttata è proprio la bellezza del nostro lago dalla mezza montagna, dove si godono i panorami e delle visioni del lago che sono veramente uniche. Borgo d'Italia dalle bellezze naturali uniche e dalla grande ricchezza storica ed artistica. Menaggio, disteso sul lago di Como, è certamente la meta ideale in cui trascorrere una piacevolissima vacanza all'insegna del relax, della cultura e del divertimento.